In compagnia di Nicolino Tosoni, l'abbiamo appena ascoltato, nell'intervento appunto qui nella sala dove si sta facendo il dibattito del secondo giorno del congresso dell'Associazione Luca Coscioni, e Nicolino ci ha in qualche modo allertato nei confronti di una realtà, una deriva, una realtà, insomma, ormai una certa fascinazione per il satrapo bianco, come lui lo chiama, nell'ambito radicale, cosa che appunto qualche anno fa non c'era. Nicolino, a te la parola. Ma io ho voluto con questo intervento dare un colpo di frusta, si può dire? Un colpo di frusta agli iscritti, ai simpatizzanti radicali e delle varie espressioni dell'arcipelago radicale. Non uso il termine galassia, perché le galassie sono talmente distanti che non comunicano. L'arcipelago è costituito da isole che sono discretamente vicine e possono comunicare, anzi si comunicano. Solo le isole isolate, singole, come l'isola di Sant'Elena o l'isola di Pasqua, non hanno altre isole con vicine e quindi non comunicano. A me dà l'impressione che la realtà radicale, e qui con realtà radicale comprendo tutto l'arcipelago, stia perdendo colpi. Le cause possono essere varie, ma non vale la pena di enumerarle. Io auspico che questa perdita di colpi sia semplicemente una crisi momentanea, per poi riprendere con tutte le forze quella caratteristica del Partito Radicale e della realtà radicale che nel 1976, alla prima campagna elettorale per le elezioni nazionali, c'era un messaggio tra i vari: metti un peperoncino rosso in Parlamento. Questo peperoncino rosso nei decenni ha incominciato a perdere la sua grinta e a me dà l'impressione che anche certi esponenti del cosiddetto vertice radicale si stiano assiepando dei salotti, forse solo virtuali. Si accontentano di elencare le battaglie storiche, divorzio, aborto, eccetera, senza mai ricordare la battaglia sull'obiezione di coscienza, che venne fatta nel 1972, quando il Partito Radicale non faceva parte delle istituzioni, ma era al di fuori delle istituzioni. Però in 3 mesi riuscì ad avere la legge sull'obiezione di coscienza da parte di un Parlamento non certo radicalofilo, ma fu una lotta contrassegnata da un lungo digiuno di Marco Pannella e degli allora obiettori di coscienza giovanissimi, tra cui mi piace ricordare Alberto Gardin, che pur di non andare a fare il militare dissero signor no e accettarono di essere ospiti delle galere patria militari. Io ritengo che la stanchezza che c'è nell'agorà politico, non solo radicale, sia dovuto proprio per lo smantellamento, mattone per mattone, dell'edificio delle libertà democratiche di questo Paese.
non ultima, la progettata abrogazione del Senato come istituzione elettiva. E questo viene contrabbandato per economia, quando con la scusa dell'economia si diminuisce la rappresentanza popolare, si va incontro a una dittatura. La dittatura non è che è soltanto la conclusione di colpi di Stato militari o paramilitari, ma può essere anche l'inizio del sonno delle menti. Quelle menti democratiche che, stanche, finiscono per non far sentire il proprio pensiero. Ma è proprio nei momenti terribili, come questo, che sono vissuti dai cittadini italiani, che bisogna essere in trincea. Nessuno alza la voce nei confronti della demolizione dello Stato democratico. Tutti paiono abbindolati dal pifferaio di turno. E qui metto in primis il capo dello Stato, che quasi quasi itera il comportamento di Vittorio Emanuele III nei confronti di Mussolini. Questo attuale capo dello Stato, che io chiamo Re Giorgio, è quasi un invitato di pietra che accetta di fare il notaio della morte della democrazia. Parole solenni, direi quasi un epitaffio di Nicolino, ma sì, ma ho notato che è molto spontaneo. Senti, insomma, Nicolino, anche Spadacci ha parlato, insomma, di una questione abbastanza aperta, poi dopo sentiremo anche qualcuno dei dirigenti dell'associazione Coscioni se ce ne parla, insomma, di una questione abbastanza aperta all'interno del mondo radicale, insomma, critiche trasversali. E quindi tu, secondo te, insomma, questa crisi un po' generale, che poi potrebbe anche avere un parallelo nella crisi di iscrizioni, forse, non so, la attribuisci a un problema, cioè una questione esogena, insomma, dall'esterno, è una questione che viene dall'Italia e non dai radicali? Avviene sia esogena che endogena. Da 22 anni io sono bersaglio di censure da parte di un esponente del vertice radicale, tanto per non far nomi, Marco Cappato, che ha il dente avvelenato nei miei confronti. Porto degli esempi che possono sembrare banali. Quando mi trovo nella sede radicale in via di Torre Argentina e cerco di entrare in una stanza dove c'è magari Marco Cappato con altri, Marco Cappato si ergeva con l'indice puntato verso di me: Nicolino, non puoi stare qua dentro. Oggi, alla virgolette commemorazione, chiuso virgolette, della breccia di Porta Pia, non mi ha fatto parlare. Non riesco a... Io prendo atto di questo comportamento del compagno Marco Cappato, ma non riesco a inquadrare le motivazioni o a capire le motivazioni di questo suo astioso comportamento decennale nei miei confronti. Io penso che il confronto debba basarsi su considerazioni politiche, non su antipatie personali, perché altrimenti saremmo identici ai nostri avversari. Va bene, Nicolino, ti ringraziamo, grazie per averci onorato. Beh, Nicolino, abbiamo fatto 10 minuti, perché qui veramente poi la pubblico dopo Natale. Ti ringraziamo per questo tuo contributo. Su Liberty TV vedi che parli sempre, quindi ci sta sempre la possibilità anche dei tuoi non brevi contributi. Allora, io concludo questa intervista da parte di Colaccione, che mi onora della sua bontà e della sua amicizia fraterna,
gridando a squarciagola: viva, viva il Partito Radicale, viva, viva l'emancipazione degli e di tutti gli omosessuali, viva, viva il matrimonio omosessuale. Grazie per l'attenzione.